tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un interessantissimo romanzo storico appena pubblicato da PM, dal titolo I Venturieri, la travolgente ascesa degli Sforza di Carla Maria Russo. Sono 500 pagine per soli 19 euro, quindi un prezzo che invoglia sicuramente all'acquisto. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo all'autrice, alla quale lascio subito la parola perché ci racconti di questo interessante romanzo storico. Prego, Carla, a te. Allora, buongiorno a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale, un ringraziamento a Maurizio Calì che ha voluto offrirmi il suo interesse verso il libro e per questa opportunità che mi offre. Allora, il libro è questo qui, I Venturieri, la travolgente ascesa degli Sforza. Come potete immaginare, è una saga familiare, una grande saga familiare, molto avventurosa. Che ha per protagonisti, e veniamo a una ormai non più novità per me, una delle prime caratteristiche di questo libro, si tratta di due protagonisti maschili. Due protagonisti maschili che sono Muzio, Giacomo, detto Muzio, attendolo, e suo figlio Francesco. Francesco Sforza, non vi stupite di questa diversità di cognome, c'è una ragione che troverete nel libro e che, non so, magari adesso accenerò, ma non so neanche se accenerò perché è bello avere la sorpresa della ragione per la quale c'è un cambio di cognome. Quindi due protagonisti maschili, ormai non è più una novità nella mia produzione, c'è il Cavaliere del Giglio che ha questo immenso protagonista maschile, c'è la saga dei Morando che ha due protagonisti maschili, qui due protagonisti maschili. Però chi mi segue, chi ha letto già anche i miei libri, sa che c'è sempre una certa compenetrazione di protagonisti e non protagonisti, nel senso che nei miei libri sono sempre libri abbastanza corali, perché non esiste un protagonista se non c'è tutta una coreografia, un insieme di personaggi a sostegno, a supporto, e anche in questo caso è così. Questo è un romanzo veramente molto corale, con tantissimi protagonisti, tantissimi personaggi. Mi limito ai 3-4 principali, gli altri li incontrerete voi, ma vi posso garantire che questa vita molto avventurosa di Muzio Attendolo e poi di Francesco Sforza ce ne sono veramente molte. Muzio Attendolo è un contadino, ecco, è una delle cose che mi ha sorpreso nella ricerca. Voi sapete che io, gli Sforza, sono già stati protagonisti di due miei libri, La bastarda degli Sforza e il seguito di questo libro, che è I giorni dell'amore e della guerra. E lì gli Sforza entrano a partire da Galeazzo Maria Sforza, il figlio di Francesco Sforza. E poi, soprattutto, attraverso Ludovico il Quindi la casa Sforza è già molto presente. Oserei quasi dire che in un certo senso questo è un prequel di quell'ambito, nel senso che qui vediamo invece di Sforza dagli inizi. Muzio Attendolo è un contadino, vive in una famiglia piena di fratelli, non ha perso anche il conto di quanti sono, con questo padre che definire burbero è un eufemismo, perché in realtà lui è molto severo e anche molto violento, molto rozzo. È un contadino da generazioni, fermamente convinto che tutti i suoi figli debbano tassativamente essere legati al mestiere della terra. Questo perché hanno loro delle loro proprietà, quindi tutti devono contribuire a portare avanti queste proprietà. Muzio, che peraltro è anche uno dei più svegli dei fratelli, perché, come dice lui, il fisico massiccio, robusto, l'ha preso dal padre, ma il cervello raffinato l'ha preso dalla madre, quindi è uno dei più svegli, ovvio che sta male in questa situazione che a lui non piace. Non gli piace fare il contadino, lui vorrebbe fare non sa cos'altro, però vorrebbe andare fuori dalla sua famiglia, da Cotignola e vedere altro. L'occasione gli viene data da un grave problema familiare che ha generato lui lo genera, perché
ha una tresca che vedrete che non dovrebbe avere, viene pizzicato suo padre, mai ammetterebbe una cosa del genere, per sfuggire alla durissima punizione, di punto in bianco, da un istante all'altro, decide di scappare. Scappando trova un'occasione, che vedrete qual è, e morale della favola diventa avventuriero, cioè soldato di ventura, cioè mercenario, alla paga di un comandante di truppe mercenarie. Così inizia la sua vita, nella quale lui però pian pianino fa, e neanche tanto pian pianino, con una certa celerità, fa un'ascesa molto molto importante, perché diventerà uno dei più grandi strateghi di compagnie mercenarie d'Italia. E questo vuol dire che girerà molto, ed ecco una delle caratteristiche di questo libro. Questo libro non è solo Milano. Milano entra nella storia soltanto nella seconda parte, perché questi venturieri si vendevano, per così dire, appunto, essendo mercenari, a quello che dava più garanzie, che pagava di più, insomma, non esitavano un istante a cambiare bandiera da un punto all'altro, no? da un committente all'altro. Quindi è logico che lavorassero per chi conveniva, per chi per loro risultava più conveniente. Quindi Muzio Attendolo, che verrà soprannominato lo Sforza per le ragioni che vedrete, tutti i comandanti di vettura, tutti, e anche gli altri, anche gli stessi soldati, venivano identificati più che con un nome che nessuno ricordava, con un soprannome. Quindi la prima cosa era dare loro un soprannome che li rendesse, un soprannome facile, che potesse essere ricordato subito. Muzio Attendolo ha lavorato veramente per tanti committenti, per esempio ha lavorato per Perugia, ha lavorato per Firenze, ha lavorato per Ferrara, ha lavorato per lo Stato della Chiesa e soprattutto ha lavorato per il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli in quel momento era interessantissimo, a mio avviso, perché c'erano gli Antonini, in particolare nella figura di Ladislao di Durazzo, e soprattutto alla sua improvvisa, inattesa morte. Ladislao, pensate, che ha tentato, e come altri prima di lui, a partire da Gian Galeazzo Visconti, il padre di Filippo, uno dei grandi protagonisti di questo libro, ha tentato unificare l'Italia. Quindi c'erano arrivati alcuni principi di allora, i più lunghi come vista, che o si unificava l'Italia o le cose potevano mettersi male. Ma Ladislao muore all'improvviso e chi va sul trono? Giovanna, che voi sapete tutti, essendo interessati alla storia medievale, sarà soprannominata la Azza, e ci saranno delle ragioni per questo soprannome. Questa figura è molto interessante, il Regno di Napoli è molto interessante. Muzio lavorerà molto a lungo per questo regno. Dopo di lui Francesco, che però inizierà un'altra carriera. Quali sono un po' i temi di questo libro? I temi di questo libro sono quelli che spesso, le caratteristiche portanti che avete, chi mi segue, trova già nei miei romanzi. La prima di queste caratteristiche qual è? Quella che voi sapete che io, pur documentandomi in modo rigorosissimo sulla storia e sui fatti veri della storia, pur mettendoli nel mio romanzo senza alcuna modifica, perché tutti vengono rispettati, do però molto spazio alla parte privata, alla parte umana. La storia ufficiale mi serve, perché la storia ufficiale rappresenta le pietre miliari attraverso cui si sviluppa la vita dei miei protagonisti. Ovviamente non posso ignorarla, ma a me piace moltissimo, moltissimo svelarvi e svelarmi l'uomo, la donna che ci sono dietro le facciate ufficiali. Quello che la storia non vi svela, a me piace svelarvi. Quindi mi piace vedere com'erano come esseri umani. Sapete che io ho una passione per l'indagine psicologica, vedere come il personaggio è, che caratteristiche ha, quali sono le sue passioni, i suoi vizi, le sue virtù, i suoi problemi, le sue categorie mentali, come ragiona questa persona. Mi piace svelare
le storie della vita privata e all'interno di queste storie della vita privata mi piace per esempio molto analizzare il tema della famiglia, come sono stati i rapporti familiari, che dinamiche ci sono state. Ecco, in questo romanzo ci sono delle... Perché mi piace fare questo? Ma perché sono le cose che ci fanno capire come la storia ci parla, la storia è capace di parlare al nostro cuore, perché l'uomo è sempre uguale. L'uomo, da quando esiste sulla faccia di questa terra, ha sempre le stesse passioni, i sentimenti, le passioni non sono cambiate. L'uomo ama, tradisce, ha passioni, ha ambizioni, ha difetti, ha pregi, lotta per delle idee, lotta per dei principi, li tradisce. Questo è l'uomo ed è questa che è la parte interessante. Quindi i fatti della storia mi servono e li uso in modo strumentale per enfatizzare questa parte. E Muzio Attendole, Francesco Sforza mi hanno dato l'ira di Dio, perché sono personaggi che ovviamente una vita molto. Per cui, per esempio, ho esaminato l'amore, le loro caratteristiche come personaggi e come queste caratteristiche si sono sviluppate all'interno di un sentimento fondamentale come l'amore. Muzio Attendolo, soprannominato lo Sforza, ha avuto un grandissimo amore, un grande amore, l'unico amore della sua vita. E l'unico amore della sua vita è stata una popolana, Lucia. Una persona di grandissimo carattere, ma come Muzio, di modestissimo livello culturale. Insomma, Muzio Attendolo era praticamente analfabeta, così come la donna di cui si innamorerà, la follia Lucia. E per esempio mi è piaciuto scoprire che lui, Lucia, non la sposerà mai. Lucia gli dà tutti i figli più amati, perché poi fuori, al di là di Lucia, con altre donne, avrà uno o due figli. Ma non mi ricordo neanche più bene, che però non avranno mai una particolare distinzione, gli dà soprattutto il figlio chiamato Francesco, appunto. Perché non la sposa? Perché ci sono dei modi di pensare che Muzio ha, dei convincimenti che Muzio ha, che lo inducono a fare questo, che scoprirete nel romanzo. Lucia però accetta questo ruolo, accetta di essere la donna che sta un passo indietro al suo importantissimo compagno e ne accetta tutto, accetta gli ordini, accetta le disposizioni. Lei lo ama molto, però anche lui ama molto lei, ciò nonostante segue i suoi modi di vedere, insomma, e farà delle scelte che possono essere estremamente discutibili. Lei obbedisce, lei accetta la sorte che lui sceglie per lei e di fatto la coppia andrà sempre bene. Più complesso è il rapporto con il figlio Francesco, ed è un altro dei tratti che a me piace esaminare: la famiglia intesa come rapporto di coppia, la famiglia intesa come rapporto tra i figli. I figli, i rapporti soprattutto con Francesco, che è il suo figlio preferito, quello che lui vede come l'erede, sono pungenti, ma perché? Intanto lui sceglie per Francesco di essere il suo erede, proprio erede anche come capitano del bellissimo, dell'esercito che Muzio Sforza ha messo insieme grazie alle sue capacità, al suo valore in battaglia, ma anche attenzione alle sue doti di stratega che non vanno diminuite. Lui concepì questo modo di combattere che si chiamò da lui metodo sforzesco e che puntava proprio a dire: non si può vincere solo per il numero dei uomini, perché ci sono circostanze in cui tu, anche se dovessi avere un esercito numeroso, però ti trovi in circostanze in cui devi far lavorare la testa. Quindi lui era abile nell'escogitare strategie. Francesco accetta e desidera questo destino che il padre sceglie per lui. Quindi non solo non gli pesa fare le rete sul piano militare di suo padre, ma ritiene di averne tutte le caratteristiche, anzi non solo ritiene di avere tutte le capacità del padre, che badate, stima, ama, rispetta, così come il padre ama alla follia. Francesco lo ama, lo rispetta, ma come
come spesso accade nei figli, pensate ai ragazzi d'oggi, ritiene di essere un po' di più. Sì, sì, mio padre è bravissimo, per carità, bravo, bravo, però io lo valgo di più. Naturalmente non glielo dice così apertamente, ma certe battute, certe sottolineature, certe punture faranno sì che questi rapporti, pur d'amore, di affetto, di reciproca stima, spesso saranno un po' pungenti, un po' di scontro. E questo perché? Perché Francesco Sforza è convinto di valere più di suo padre. E perché vale più di suo padre? Di fatto è così, di fatto sarà così. Ma perché? Perché Francesco ha potuto studiare. Francesco, grazie a suo padre, fino a che non ha avuto l'età per cominciare ad andare sui campi di battaglia, ci è andato presto, perché lui intorno ai 13-14 anni ha cominciato definitivamente a bazzicare le compagnie di suo padre, diventando, pensate, capitano lui stesso, lancia, come si diceva, a 17 anni. Ciononostante, prima è stato paggio in grandissime corti, due corti, a Ferrara, da Vieste, che era forse la più colta, la più raffinata corte italiana dell'epoca, ma anche a Napoli, che era più o meno, che era all'altezza sicuramente di quella di Ferrara. Quindi Francesco ha studiato, Francesco ha una formazione culturale di tutto rispetto, Francesco ha seguito le discussioni filosofiche che si tenevano c'era in casa d'Este, ha imparato a ragionare, a riflettere, a guardare molto lontano, possiede strumenti culturali che suo padre è lontanissimo dal possedere. Quindi, avendo ereditato le sue doti militari, avendo ereditato le sue doti di stratega militare, e però ci aggiunge un di più, che è un di più di, come dire, di lungimiranza, di diplomazia, di capacità di vedere lontano. Muzio, ed è questo che Francesco gli riprovera, è un po' troppo impulsivo. Francesco è un grande ragionatore e sarà quello che per questa capacità che gli permetterà di vedere lontano, di dire io certo posso ripetere le orme, ricalcare le orme di mio padre e diventare un grande condottiero, il più ambito d'Italia, e ci riesce, ma in un certo senso io ho le capacità per diventare qualcosa di più. E cos'è qualcosa di più rispetto al più ambito e pagato comandante di truppe mercenari in Italia? Il signore, farsi una sua signoria, tenta di farcela delle Marche, va così così, ma poi vince l'intero piano, riuscendo a incuniarsi nella situazione complicatissima della Lombardia. Qui in Lombardia cosa trova? Trova due personaggi, grandissimi protagonisti di questo libro, Bianca Maria Sforza. Bianca Maria Sforza è il grande amore di Francesco, ma Francesco è il grandissimo amore di Bianca Maria Sforza. Bianca Maria Sforza è una donna straordinaria, straordinaria. Io penso che la merite, perché è una di quelle donne che è pienamente consapevole del suo valore, ed è una di quelle donne che lotta senza per la formazione di se stessa come donna, nella società e nella famiglia. Quindi non accetta prepotenze, non accetta di non essere rispettata, non accetta di rinunciare al suo ruolo, sia pubblico sia privato. Ha le caratteristiche culturali, di carattere, di determinazione, di forza, per resistere, pensate, a due uomini, quali Filippo Maria Visconti, suo padre, e Francesco Sforza, suo marito. Suo padre perché? Perché suo padre è una persona molto, molto, molto difficile. Guardate, io ho avuto una fortuna che è stata quella di scovare. Sapete che a me piace adottare e studiare sui libri di storiografia, che sono quelli che ci sono in commercio normalmente, li vado a consultare tanti più uno. Ma a me piace andare anche alle fonti primarie, cioè mi piace andare ai cronachisti o agli storici coevi del personaggio di perché lì ci trovi tantissimi fatti, e in particolare ci trovi tantissimi fatti che sono proprio anche fatti privati, che mi spiegano bene, molto bene, come il carattere, episodi, circostanze riguardanti la vita privata, la famiglia, eccetera, che mi danno enormi pennellate per capire, indagare, scoprire la psicologia, i difetti,
dei miei personaggi, i pregi, eccetera. In questo caso ho trovato questo libretto di Pier Candido Decembrio. Pier Candido Decembrio è uno dei grandi protagonisti di questo libro ed è stato, oltre che l'amico carissimo, carissimo e fidatissimo, è stato il segretario, anzi diciamo pure il cancelliere, quindi un uomo di Stato, sempre vicino a Filippo Maria Visconti, gli è sempre stato vicino. Questo Pier Candido Decembrio ha scritto una vita di Filippo Maria Visconti, che per me è stata una miniera di informazioni per delineare bene questo personaggio complessissimo, complessissimo, sicuramente con i suoi pregi, perché non ha mal meritato nella politica a favore del suo ducato, ma, come dire, vogliamo usare il termine disturbato, disturbato da mille problemi, fisici, perché aveva delle deformità per una serie di ragioni, e anche di reazione comportamentale. Quindi un personaggio molto molto complesso. Mi basti dire che chiama, invoca, supplica Francesco Sforza di correre in suo aiuto, e quando per la prima volta si incontrano lo insulta a sangue e i loro rapporti saranno sempre, sempre molto difficili. Bianca Maria è figlia di, l'unica figlia di questo personaggio, ma è agli antipodi, lei è proprio, ripeto, una donna straordinaria che dovrete scoprire leggendo. Quando si dice una donna con le idee chiare, consapevole di sé e del suo valore, che non accetta, e glielo dice a Francesco, io non accetterò mai di camminare un passo dietro di te, ma sarò sempre al tuo fianco e governeremo insieme, perché le rede sono io, quindi sarà sempre chiarissima su questo punto e si farà rispettare. Un po' meno, Bianca Visconti, peraltro, in circostanze che scoprirete, si innamorerà veramente in età iper giovane di Francesco, lo vedrà una volta e resterà fulminata, e resisterà a suo padre quando costui cercherà di imporle altri matrimoni. Resistenza pericolosissima, perché con una persona disturbata come Filippo Maria Visconti avrebbe potuto essere un grande pericolo. Bianca, dal punto di vista sociale, manterrà ferma la sua posizione e riuscirà ad essere la duchessa di Milano al fianco del duca di Milano, e loro saranno una coppia formidabile, perché si ameranno, che è rarissimo nel loro ambiente, si stimeranno moltissimo e davvero coopereranno molto, e daranno allo Stato, al Ducato di Milano, una favolosa politica, molto grande sviluppo di pace, perché pensate, il più grande condottiero militare, quando diventa signore di Milano, diventerà un uomo di pace e assicurerà al suo Stato e all'Italia tutta un lungo periodo di pace. Meno, più difficili, un poco più difficili i rapporti intimi fra la coppia, perché Francesco Sforza ha le categorie mentali del maschio, vorrei dire tipico di quell'epoca, ma non lo dico perché è tipico anche di questa epoca, e ve ne potrei dare delle dimostrazioni dalla cronaca, per cui la tradirà continuamente, e questo sarà la spina nel cuore di Bianca Maria, non solo perché ne soffre da un punto di vista di sentimenti, perché ama suo marito, lui ama lei, così dice e così è, ciò nonostante la tradisce, il tradimento la fa soffrire, ma soprattutto una ferita alla sua dignità di donna e di moglie che lei non riesce ad accettare, e reagirà, vedrete, reagirà a queste cose. Ecco, un'ultima cosa e poi chiudo, mi soffermo su questo periodo di pace che Francesco Sforza riesce ad assicurare all'Italia grazie anche alla collaborazione con Cosimo dei Medici e Pio II, che poi Enea Silvio Piccolomini, un grandissimo uomo di enorme cultura in tutti i sensi, fra cui classica, uno dei grandi protagonisti del Rinascimento. Perché? Perché Francesco Sforza, anche qui ci vede molto lontano, sa che l'Italia, intuisce che l'Italia, se da un punto di vista culturale è una luce per l'Europa, da un punto di vista militare è in gravissimo pericolo. Proprio mentre la luce del mondo sul piano della cultura
cultura è fragilissima perché è economicamente fragile, ciascuno stato è piccolo, può contare su pochi abitanti, che vuol dire poche tasse, che vuol dire impossibilità di armarsi in un momento in cui la guerra non si farà più, c'è il grande passaggio, non si useranno più i sistemi medievali, si useranno ancora ma non basteranno più, dovranno cambiare, perché ormai si usa l'artiglieria e combattere con l'artiglieria vuol dire comprare i cannoni e possedere i cannoni. Come mai cade Costantinopoli? Perché l'impero ottomano compra e si può permettere il più potente cannone che era in commercio in quel momento. E queste mura che hanno resistito per secoli e secoli e secoli crollano. Quindi vincerà o vinceranno quegli stati che potranno avere una forte artiglieria. Ma per avere una forte artiglieria bisogna avere tanti soldi. E questo sarà una delle cause per cui l'Italia crollerà miseramente all'arrivo dei francesi da nord e degli spagnoli da sud. Ho concluso, è un libro di grandi avventure, di amori, di pericoli, di storia di questo periodo. Tra l'altro troverete anche nella famiglia di Francesco Bianco una spina costituita dal primogenito. Questo primogenito è un problema per Francesco e per Bianca, che diventerà di difficile gestione. I genitori approcceranno il problema in due modi completamente diversi, Francesco viziandolo e negandolo, Bianca tremando e cercando di essere la severa. Queste cose avranno gravi conseguenze, perché infatti questo ragazzo crescerà anche lui con dei disturbi che a Bianca ricordano tanto il padre, e porterà gravi problemi e nella famiglia e nello Stato. Bene, se lo leggete, io sono qua, mi farà piacere avere i vostri giudizi, sapete che sono raggiungibili su Facebook, grazie della vostra attenzione. Grazie Carla, che dire, un libro da comprare e leggersi tutto d'un fiato, anche se è un bel tomo, perché sono 502 pagine. Ma vedrete che è molto avventuroso, molto, quindi non penso che, e mi auguro che non vi peserà mai nessun punto del libro. Infatti, lo immagino anch'io. Ripeto il titolo: I Venturieri, la travolgente ascesa degli Sforza, pubblicato da pochissimo da PM, di Carla Maria Russo, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite oggi. Ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, e come dico ormai da più di un anno, speriamo di tornare presto a poter fare queste presentazioni in presenza, perché niente può essere, come dire, pienamente sostituito dalla presenza di un pubblico che magari interloquisce, fa domande, scatena risposte. E speriamo che si sia davvero alla fine di questa di questo incubo pandemico. Grazie Carla, grazie. Grazie a voi, grazie moltissimo. Mi auguro anch'io di potervi rivedere presto in presenza. Grazie, arrivederci. Grazie. Amen.